Salgono a 126 i verbali emessi nei confronti di chi abbandona i rifiuti nel comune di Arezzo. Si tratta di nuovi controlli effettuati tramite le fototrappole e gli ispettori ambientali. Le sanzioni hanno già fruttato 23.000 euro per le casse del comune di Arezzo, sperando possa essere un valido deterrente. È intanto giunto alla fase finale l'iter per la convenzione tra il Comune di Arezzo e l'Università di Siena per il telecontrollo delle aree normalmente destinate all'abbandono di rifiuti da parte dei cittadini. Lo scopo è quello di fornire segnalazioni tempestive sulle potenziali situazioni di degrado. Il sistema, ha precisato Alessandro Mecocci, è capace di rilevare e localizzare la presenza di rifiuti in prossimità di cassonetti e aree di raccolta, dalle scatole ai sacchetti alle cartacce. Prevede che l'analisi venga elaborata a partire da sequenze video in tempo reale ottenute da sensori o opportunamente dislocati e mimetizzati in prossimità delle aree da monitorare, dotate di adeguato livello di illuminazione. Una volta rilevata la presenza dei rifiuti giacenti per terra oppure debordanti dai cassonetti, il sistema provvederà a inviare ad alcuni centri di raccolta le informazioni ritenute opportune e consentire il tempestivo intervento di ripristino dello stato di decoro, riducendo il senso di degrado e il danno di immagine. Il tutto nel pieno rispetto della privacy, perché il sistema non invia immagini di persone. Questa prima sperimentazione sarà effettuata in contesti reali. Lo scopo è quello di mettere il sistema a regime e con il progressivo accumulo di dati potranno essere ottenuti quadri significativi dei comportamenti illeciti, della loro eventuale stagionalità, delle aree maggiormente a rischio, fino a creare una vera e propria mappa territoriale dell'abbandono dei rifiuti.